Dígame. ¿Quién es? ¿Me es un amigo tú? ¿O es un amigo tú? No, ahí no lo conozco proprio. Io sono Pep. Ah, Peppe chi? Peppe Bass. Ah, ah, piacere, piacere, perché io sono Raffè e quello è Pesca. Che è? No, ai, ai, ma non ti stavo chiamando, ti volevo presentare a Peppi. Che è? Ai, non, non c'è pace fra gli ulivi, lasciamo stare. Raffè. Che è? Mi sta scappando un pensiero filosofico. Mamma mia, Pasqua, ma tu non devi pensare. Pensare fa male, te l'ho detto un sacco di volte. Ma io sono pensionato e penso. Quello lo dice la parola, il lavoratore e il lavoro. Il pensionato pensa. Ma tu sei uscito proprio meglio dalla quarantena. Penso prima come stava combinato. E perché mi dici ciò? No, dicevo... Qual è questo pensiero filosofico? Vuoi sentire? È che alla nostra età bisogna seguire l'istinto. Va dove ti porta il cuore. E dove ti porta il cuore? A un cardiologo ogni 3 mesi. Ah. quello c'è un controllo periodico, Pasquale, c'è un controllo. Che è? Ma tu lo sai che da un po' di tempo io ho un problema con la stipsi? Non te la bere più, bevi di quell'altra là, se ti fa male questa. No, ma che capite, come te lo devo spiegare? Io una volta ogni mattina ero puntuale come un orologio svizzero, ma da un po' di tempo si è fermato l'orologio. Tu devi fare come me, io uso le supposte di nitroglicerina. E come va? La bomba. È simpatico, però, bambina. Il signor Peppe Basta. Si sta bene sopra la panchina. Raffè. Che è? Ma per caso tu conoscessi un bravo dentista? Non dico? Il mio è un padre eterno, guarda. Per mettermi una protesi una volta in una sola seduta mi ha levato terzo, quarto, quinto e sesta. E il settimo? E il settimo si riposò, no? Te l'ho detto, è un padre eterno, no? Questo... Buonasera, grazie. Che gentili, mi fate posto. Io sono Carmela. E sto cercando un po' di compagnia. Carme, se sta cercando compagnia, quello è Pasquale. C'ha una bella pensione, c'ha pure 3 appartamenti di proprietà. Però se vuole un po' di classe, un po' di esperienza, Carme, modestamente, ci sto qua io, Raffaele. Carme, io sono Peppe. Peppe chi? No, Peppe basta. Modestamente sono il più prestante dei tre. Pure io ho il fisico prestato, ma non me l'hanno più restituito. Ma voi siete riusciti meglio, se ci sono dalla quarantena. Io cerco ancora l'amore. Ancora trovate, signora Carmela? Sì, però il mese scorso sono rimasta vedova per la terza volta! Fui, Pasqua! Fui! Scappa là, scappa! Papi! Scappa!